Salve, salve, bentrovati e bentrovate ed eccoci qua a questo appuntamento che abbiamo lanciato da qualche giorno qui su Instagram. Ok, vedo che si stanno collegando varie persone, fa piacere che ci siano molti partecipanti, così vediamo anche i risultati. Faremo dei quiz commentati, vi dico subito un livello medio-difficile, quindi state molto attenti quando leggerò la domanda. Vediamo, ecco, un salve, un saluto anche ad Ale. Ciao Ale, ben trovato. Vediamo un po' le richieste. Ok. Io, se volete condividere con me le vostre richieste, ricordatevi che appunto poi partecipate in diretta. Ok, vediamo un po', penso di poterlo fare solo fino a quattro persone contemporaneamente. Allora, vediamo chi si sta collegando. Ciao, 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 chi sei? Pronto? Chi c'è? No, forse aveva premuto per errore la richiesta di partecipazione in diretta. Intanto buonasera a tutti quanti. Iniziamo subito, è il tempo di far collegare le persone. Allora, come funziona? Io vi chiederò di scrivere la risposta, tipo partiremo con la domanda 25, 25A, 25B, 25C o 25D, che è il quiz reale di un concorso per categoria D, quindi un livello avanzato, di domande di diritto amministrativo. Quindi vediamo poi alla fine su 10-15 domande, tendenzialmente 15 domande, quanti avranno risposto bene e chi sarà riuscito a fare il maggior numero di risposte esatte. Intanto vedo che Alfonso chiede di partecipare in diretta, vediamo se è un errore o chiede veramente, io lo invito e magari farà la nostra cavia dal vivo. Alfonso, ci sei? Salve prof, buonasera. Ehi, ciao, ciao, come va? Tutto bene. Anche Voi? oggi a studiare? Tutto stamattina, metà pomeriggio e metà serata sono uscito. Accidenti, raccontaci un po' cosa hai studiato, quali materie? Io sono quasi per il concorso per la settimana prossima per l'ESMO, sono 5 mesi che studio. Vabbè, sono Bello. cliente Omniavis dal 2020, quindi Accidenti, fra i ho primi. fatto sono anche nel gruppo studio, quello GR 41, mi sembra. Sì, 041, quello per diciamo la full immersion. Bene, il Code 100, bene, bene. Insomma, sei. Allora, sei. importantissimo. Vediamo se riesci a fare l'unplan. Ormai ti sei. Però Devi. categoria C, Sì, quindi. ma non mi far figuracce. Pronto? Allora, tu risponderai a voce, segnati anche le risposte. E chi partecipa nei commenti metterà 25A, 25B, 25C o 25D. Allora, leggo la domanda. L'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 33-2013 disciplina l'accesso civico a dati e documenti. Questo diritto può essere esercitato da A. Il soggetto interessato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. B. Il soggetto controinteressato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. C. Qualsiasi soggetto nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. D. Qualsiasi soggetto nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di specifici interessi. Aspetta qualche secondo a rispondere, così non influenziamo gli altri. La domanda è un po' articolata, anche se insomma Per abbastanza chiara, diciamo, nella sua esposizione. Vai, Alfonso, dimmi un po' qual è la tua me la C, risposta. per La me la C, C di Como. C di Como. Allora, vedo che molti stanno rispondendo, anche loro stanno indirizzandosi la gran parte nella C di Como. L'accesso civico, il comma 2, ricordiamo che è l'accesso civico generalizzato, anche se in questo caso cambia poco. Il comma 1 invece è l'accesso civico semplice. Vedo che molti stanno rispondendo in quella direzione. Qualcuno ha detto A, la risposta giusta ovviamente è C.
qualsiasi soggetto, quindi non c'è limite soggettivo, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Ricordiamoci che l'accesso civico ha dei limiti, non è diciamo il fatto che chiunque possa fare richiesta non incontra limiti di riservatezza privacy, anzi, come spiegato durante i vari incontri, i limiti all'accesso civico sono maggiori dei limiti all'accesso documentale, perché sono quelli dell'accesso documentale più altri limiti previsti espressamente dal decreto. Bene, ottimo, e siamo andati con la prima. Andiamo alla 21. Scrivete 21A, 21B, 21C, 21D. La motivazione che sta alla base del provvedimento amministrativo deve dare evidenza di A, presupposti di fatto e ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. B, ragioni di fatto e presupposti giuridici che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. C, presupposti di fatto e ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle premesse dell'istruttoria. D, ragioni di fatto e giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle premesse dell'istruttoria. Aspettiamo qualche secondo, poi Alfonso ci dice la sua. Allora, vai Alfonso. Per me la A. La A di Ancona, vediamo, abbiamo qualche A, qualche B di risposta nei commenti. Qui erano tutte molto simili, diciamo, erano gruppi. Era difficile anche capire, però erano a gruppi di due, che è frequentissimo nei quiz, cioè voi trovate due risposte simili e due risposte simili. Nelle prime due c'era in relazione alle risultanze dell'istruttoria come parte finale, nelle due C e D c'era in relazione alle premesse dell'istruttoria, quindi Alfonso è andato su in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Poi era diverso l'inizio, la A diceva presupposti di fatto e ragioni giuridiche, la B ragioni di fatto e presupposti giuridici, invertiva i termini, quindi c'era un po' da ricordarsi anche in italiano come si dice, come si dicono questi concetti. Allora, la B mi sa che era lo specchietto per la lodola, mi dice qualcuno, e in effetti era lo specchietto per la lodola, la risposta giusta è la A, presupposti di fatto e ragioni giuridiche, non ragioni di fatto. I fatti non sono ragioni, i fatti sono oggettivi, quindi ragioni di fatto è un termine sbagliato. Ottimo Alfonso, 2 su 2. Oh, dovresti fare i concorsi per dire, mi raccomando. Ti iscrivi all'università e poi li fai. Allora, 19. L'articolo 1 della legge 241 del 90 prevede che la pubblica amministrazione può adottare atti di natura non autoritativa. In tal caso la pubblica amministrazione, salvo che la legge disponga diversamente, agisce secondo le norme di A, diritto pubblico, B, diritto penale, C, diritto amministrativo, D, diritto privato. Attendiamo qualche secondo. Vedo la faccia contenta di Alfonso che dice "Bah, sono passati due anni ma ho studiato, quindi queste cose... Poi ho seguito tutta la 241 su YouTube. Legge la legge 241, quindi questo articolo l'abbiamo letto. Vai, dici la tua, cosa dici? Di Domodossola. Rileggo la domanda, questo è uno degli articoli spesso sottovalutati. L'articolo 1 della 241 prevede che la PA può adottare atti di natura non autoritativa. Normalmente la PA adotta atti unilaterali, quindi... fai questa cosa, non fai quest'altra, ti becchi la multa, dove non c'è necessità del consenso della controparte. Quando invece c'è necessità del consenso della controparte, quindi agisce in posizione paritaria, si applica il diritto privato, risposta di, ovviamente non il diritto pubblico e il diritto amministrativo, perché non cambierebbe niente, non ci incastra niente il diritto penale, quindi la risposta giusta è la D di Domodossola. Vediamo un po'. Oh, una bella difficilotta, Qui concentratevi perché ci sono dei termini un po' complicati. La 18.1.8. In sede di riaccertamento annuale dei residui, ove si appuri che
che un debito è stato registrato con un errore inerente alla classificazione di bilancio. Si provvede a alla conservazione del residuo passivo provvedendo alla riclassificazione in sede di liquidazione. B. Alla cancellazione del residuo passivo, salvo adozione di un nuovo impegno di spesa dotato di parametri corretti a copertura dell'obbligazione assunta. C. Alla reimputazione del debito all'esercizio successivo, previa correzione dell'errore di classificazione. D. Alla corretta riclassificazione del debito. Adesso io rileggo la domanda e poi Alfonso mi dà la risposta. In sede di riaccertamento annuale dei residui, ove si appuri che un debito è stato registrato con un errore inerente alla classificazione di bilancio, quindi un caso particolare anche se non infrequente, si provvede a alla conservazione con riclassificazione in sede di liquidazione, b cancellazione con nuovo impegno, c reimputazione all'esercizio successivo, d corretta riclassificazione del debito. Vedo che qui le risposte arrivano più rallentate, abbiamo molte C, cioè reimputazione del debito all'esercizio successivo. Alfonso, te cosa dici? Anche secondo me è la C. C di Como, reimputazione del debito all'esercizio successivo, previa correzione dell'errore di riclassificazione. Vedo che la stragrande maggioranza risponde C, tranne Mapi, Mapiapi, una D, Valentina una A. E queste sono le tipiche domande. Te che, come mi stai dicendo, segui spesso, significa che sai che, come dico io, su 30 domande uno magari ne fa 20 per bene, facili, si illude, poi la differenza nei concorsi la fanno un paio di domande. Se ne sbaglio un paio, boom, vado giù in graduatoria e per riprendersi all'orale è difficile. Maria Ada dice la D è incompleta. Attenzione ad avere troppe certezze, mentre Gianluca sopra risponde la D. Allora, guardiamo perché la A è sbagliata. Conservazione del residuo provvedendo a riclassificazione in sede di liquidazione. Non ha senso. Se ho sbagliato, non è che poi quando liquido all'interessato riclassifico. Quindi sicuramente non può essere la liquidazione il momento per procedere alla correzione. B. Cancellazione del residuo salvo adozione di un nuovo impegno di spesa. Questo violerebbe il principio di competenza finanziaria potenziata. Se io ho un residuo significa che ho un impegno su un certo esercizio, che è quello precedente. Quindi l'impegno deve rimanere su quello precedente. Non posso fare un nuovo impegno, altrimenti va a farsi benedire ogni cosa. Anche perché ricordatevi sempre di non pensare solo all'ipotesi fisiologica dell'errore. Se esistesse questa possibilità, tutti farebbero degli errori per fare che cosa? Per non applicare il principio di competenza finanziaria. Scrivo una classificazione sbagliata, in questo modo posso sempre gestire la spesa come cavolo voglio. Lettera C. Reimputazione del debito all'esercizio successivo, previa correzione dell'errore di classificazione. Ma anche questa viola il principio di competenza finanziaria potenziata. Anche se appariva la migliore, era la seconda meno peggio, però quel reimputazione, la parola reimputazione, viola il principio di competenza finanziaria potenziale. Significa che io ho impegnato nel 2021 e adesso lo metto nel 2022. Non va bene. Deve rimanere nel 2021. E infatti la lettera D, corretta riclassificazione del debito. Niente, faccio una correzione, ma rimane sull'esercizio di competenza. Quindi attenzione alla parte finanziaria perché non è facile. Questa era forse una delle domande più difficili in assoluto, sia per come è formulata, sia per la casistica particolare che riguarda questo ambito, quello della finanza. Allora, andiamo un po' indietro. Allora, rimaniamo sulla parte contabile. L'accertamento, domanda numero 12, è la fase della procedura di entrata attraverso cui A. si imputa contabilmente un'obbligazione attiva nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata. B. Si imputa contabilmente un'obbligazione attiva nell'esercizio in cui l'obbligazione viene in scadenza. C. Si imputa contabilmente un'obbligazione attiva sulla base della previsione di incasso di una somma determinata o determinabile. D.
si imputa contabilmente un'obbligazione attiva nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata purché il credito sia determinato. Attendiamo un po' di risposte. 12A, 12B, 12C, 12D. Vediamo cosa dicono. Te, Alfonso, cosa diresti? Per me è la C. C di Como? Sì. Che si imputa contabilmente un'obbligazione attiva sulla base della previsione di incasso di una somma determinata o determinabile. Vediamo un po'. Allora, abbiamo qualche A, qualche C. Maggior parte mi sembra C. La maggior parte mi sembra C, c'è qualche B. Allora, vediamo perché la A è sbagliata. Si imputa contabilmente un'obbligazione attiva nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata. No, se io prevedo che tu debba pagare l'IMU nel 2023, io oggi prevedo che l'IMU sia pagata nel 2023, quindi l'accerto oggi, ma la imputo contabilmente al 2023, perché quelle sono somme relative all'IMU 2023. Vediamo perché la D è sbagliata. Si imputa contabilmente un'obbligazione attiva nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, purché il credito sia determinato. Ora, la determinazione del credito è un presupposto, ma non è una condizione. Quindi questo purché il credito sia determinato è un errore concettuale. Quindi si imputa contabilmente, semmai sempre, perché altrimenti non può essere accertata. In questo caso la risposta giusta era la B, che non ha dato quasi nessuno. Si imputa contabilmente un'obbligazione attiva nell'esercizio in cui l'obbligazione viene in scadenza, a prescindere da quando sia perfezionata. Quindi tu l'IMU 2023 me la devi nel 2023, l'accertamento è relativo al 2023, anche se lo effettuo oggi. Non era giusta la C, perché si imputa contabilmente un'obbligazione attiva sulla base della previsione di incasso di una somma determinata o determinabile. Non è detto, uno, perché non è detto che io possa calcolare la previsione di incasso. Io posso calcolare che il cittadino mi deve l'IMU. Se paga nel 2023, bene, altrimenti va, andrà al residuo, ma rimane lì. Io non posso, certo, valutare in base alla previsione di incasso, che è un aspetto successivo, diciamo, eventuale e spesso, ahimè, sappiamo, non certo da parte dell'amministrazione. Anche questo molto molto tosta, è molto difficile. Già che ci siamo, abbiamo fatto l'accertamento, facciamo la domanda sulla spesa. 13. La liquidazione della spesa. A. È la fase della procedura di spesa con cui si determina l'esatta somma da pagare nell'ambito di un impegno già assunto. B. È la fase della procedura di spesa con cui si determina la figura del creditore nell'ambito di un impegno già assunto. C. È la fase della procedura di spesa con cui si determina l'esatta somma da pagare nell'ambito di un impegno già assunto, salvo verifica di regolarità della controprestazione ricevuta. D. È la fase della procedura di spesa con cui si determina un vincolo di bilancio che decade qualora il pagamento non avvenga entro l'esercizio di riferimento. Tosta anche questa. Vediamo, Alfonso, cosa ci dici? Per me anche la A di ancora. Vedo, sì, che abbiamo diverse A, qualche C. Anche se la C comunque si accerta il creditore, comunque... La C è identica alla A, però c'è una virgola e aggiunge, sì, salvo verifica di regolarità delle controprestazioni ricevute. Allora... io spesso mi capita di commentare questi quiz. Intanto, fra le risposte esatte si scelgono le due più simili, quindi in questo caso, sì, è la A e la C. Molto spesso chi fa i quiz aggiunge una virgola, e la virgola può essere per rendere sbagliata la risposta, caso direi più frequente, o per rendere più completa la risposta e quindi rendere l'altra meno completa e quindi sbagliata. Diciamo che generalmente la virgola viene aggiunta per aggiungere un errore. In questo caso,
Questo quiz, fra l'altro, mi sembra che sia stato contestato in sede di ricorso, perché, salvo verifica di regolarità delle controprestazioni ricevute, se la si intende in italiano previa verifica, la risposta giusta era la C, perché era più completa. Ma salvo verifica in italiano significa che la verifica è ex post. Quindi io ti pago e poi verifico, cioè faccio salve le verifiche. Quindi in questo caso giocavano sulla la parola salvo, che in italiano può essere fraintesa. In linguaggio giuridico salvo significa che lo faccio dopo, non che lo faccio prima. Mentre nel linguaggio corrente salvo poteva significare che mi riservo, ho effettuato le verifiche. Quindi la C è sbagliata e la A è quella giusta, perché quella virgola la rende sbagliata. Ottimo Alfonso, non era assolutamente facile. Allora, cambiamo ambito. 11. Quale organo verifica che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella valutazione della performance dei dirigenti si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza? Quindi è una domanda che mi indica quattro soggetti. Quindi chi fa questa cosa? Chi verifica che i piani triennali siano coerenti? A. Il Collegio dei Revisori dei Conti. B. L'Organismo Indipendente di Valutazione. C. La Giunta. D. La Corte dei Conti. Vediamo le risposte. Abbiamo Gabriele, si è lanciato subito su una giunta. Vediamo gli altri che ci stanno ancora riflettendo. Intanto ringrazio chi ha cliccato su Segui, quindi se volete ricevere gli avvisi in diretta cliccate su Segui del mio profilo Instagram, ne faremo diverse di questi momenti. Anche se legge benissimo, sono abituato a leggere domande, giusto, però stiamo facendo questa esercitazione anche per abituarvi alle domande all'orale. All'orale sì, avete il bigliettino, però dovete anche stare attenti e abituarvi anche a seguire le lezioni, perché quando uno è costretto a stare attento alle parole che viene dette da chi parla, si distrae meno. È una cosa a cui non siamo abituati. A scuola lo facevamo, chi è della mia generazione lo fa, chi è della generazione dei social tende a farlo meno, perché ormai abbiamo tutto scritto, abbiamo tutto già esposto. Allora, Alfonso, cosa mi dici te? È il Collegio dei Revisori, è l'OIV, è la Giunta o la Corte dei Conti? L'OIV. L'OIV, dici la B? Allora, la risposta giusta è la B di Bologna. È l'organo che verifica che i piani triennali siano coerenti con gli obiettivi dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Questo è il primo compito dell'OIV. E che nella valutazione della performance dei dirigenti si tenga conto degli obiettivi dell'anticorruzione e della trasparenza. È un altro compito dell'OIV, oltre ovviamente alla valutazione dei dirigenti stessi. Quindi, oltre alla valutazione dei dirigenti, ha anche queste due competenze. Il Collegio dei Revisori non ci incastra niente con la performance o col piano anticorruzione, era uno specchietto per la lodole, perché parlava di piani, uno poteva, leggendo velocemente, magari pensava alla parte contabile, così come la Corte dei Conti. La Giunta poteva sembrare, perché sappiamo che l'organo esecutivo in materia di anticorruzione ha importanti competenze, fra cui l'approvazione del piano, ma non la verifica del rispetto di questi parametri. Allora, andiamo ad altro tematica. Andiamo sugli appalti, vai. Gli appalti sono delle... Anzi no, dai, ripartiamo dalle... Sì, gli appalti. Un attimo che... Allora, domanda numero uno. Il codice degli appalti si applica anche ai seguenti servizi. A. Servizio di rappresentanza legale di un cliente pubblico da parte di un avvocato. B. Servizi di progettazione di opere pubbliche o di servizi pubblici affidati a liberi professionisti iscritti nei relativi albi. C. Servizi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea. D. Incarichi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali
o istituzioni internazionali. Attenzione, questo è un aspetto che ho curato in qualche video anche su YouTube, trovate sul mio canale YouTube centinaia di video, mi sembra sono arrivato quasi a 2000, gratuiti, di cui potete fruire. In uno di questi trattavo dell'estensione del CIG ai casi di affidamenti non rientranti nel codice degli appalti, cioè ci sono degli affidamenti di servizi che si fanno a cui non si applica il codice degli appalti, ma l'ANAC ha esteso la tracciabilità. Tutti questi sono oggetto di tracciabilità, eh? Quindi qualunque appalto affidamento si dia, si deve prendere il CIG o lo Smart CIG, ma solo uno di questi rientra nella disciplina del codice degli appalti. Sul canale YouTube le domande si potevano leggere, non è detto, a volte ho fatto anche delle dirette di questo tipo, diciamo che Instagram non consente di condividere il video dello schermo, YouTube sì, ogni tanto alterno, quindi per il sindacato di quelli che mi vogliono far proiettare le domande dico provateci e lo farò, ma ogni tanto si alterna. Allora, Alfonso, cosa rispondi te? Io rispondo B. B di Bologna, vediamo, sì. Molto, anche se era difficile questa era difficile. Allora vediamo la risposta giusta: il codice degli appalti non si applica ai servizi degli avvocati quando l'avvocato mi difende in una causa o diciamo in una procedura simile a una causa, quindi la risposta giusta era la B di Bologna, perché nella A la parola chiave era servizi di rappresentanza legale. No, rappresentanza legale in giudizio non è il codice degli appalti. La C, servizi di rappresentanza legale in un arbitrato, idem. La D, incarichi di rappresentanza legale. Quindi la parola legale nelle tre opzioni rendeva sbagliata la risposta, mentre i servizi di progettazione di opere pubbliche, quindi la parte progettuale, sicuramente sono appalti che rientrano nel codice degli appalti, quindi si affidano applicando il codice degli appalti. Ottimo, stai tenendo il conto di quante ne hai indovinate? Mi sembra due sbagliate e quattro giuste? Due sbagliate, sì. Ok, perfetto. Il problema è che le dirette Instagram non rimangano a disposizione a futura memoria, non è detto Gianluca, perché no, sì, mi scuso, sì, l'altra volta non le ho pubblicate, a parte poi le pubblico nella mia storia e quindi le ritrovate, quindi le trovate pubblicate, sì, anche successivamente. Poi domani scaricherò sia quella dell'altra volta che questa e magari le carico anche su YouTube, però abituatevi a guardare anche la storia, trovate sicuramente anche quella precedente e quella di oggi, quindi appena ho finito io la caricherò in modo tale che rimanga, diciamo, permanente. Bisogna un po' abituarci a questi strumenti, chi è della mia generazione, Alfonso un po' meno, diciamo, quanti anni Alfonso? Non voglio far figuracce. 35, quindi è leggermente inferiore a me, però noi siamo boomer, siamo della generazione che usa Facebook, magari che usa strumenti. Ormai sapete che Instagram è per i ragazzi dai 17-18 anni ai 25. Già sotto i 17 considerano vecchi quelli che usano Instagram, Facebook o Word, Excel, ok? Ormai si parla in cursive e quindi siamo già ad un'altra generazione. E non capiremo, generation gap, capita a tutti, noi l'abbiamo subita, l'abbiamo fatta e noi la subiremo. Allora, ultima domanda, quante ne abbiamo fatte di domande? Se non mi sbaglio, 6. 6? Allora no, facciamone un'altra, facciamo più veloce. 4. Chi nomina il RUP negli appalti di opere pubbliche? A. Il dirigente di ruolo della stazione appaltante. B. L'assessore competente ai lavori pubblici. C. Chi ha curato la progettazione dell'opera. D. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima. Anche questa domanda un po' complicata in alcune risposte, però molto diretta. Chi nomina il RUP? Sapete, figura obbligatoria responsabile del procedimento. A. Il dirigente di ruolo della stazione appaltante. B. È la domanda 4. L'assessore competente. C. Chi ha curato la progettazione. D. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa. A te, Alfonso, la risposta? Allora, su questa vado quasi sicuro. D. D. Domodossola. Sì. Vediamo che è un diatriba fra la A e la D. Allora, la A era uno specchietto per le allodole. Il dirigente di ruolo della stazione appaltante. Non che sia sbagliata, ma è parziale, perché può non essere il dirigente
della stazione appaltante. Pensate in un ente che non ha dirigenti, e non è che non ci sono i RUP. Il RUP è il soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che può essere una categoria D o una categoria C nei comuni più piccoli, che deve essere di livello apicale, quindi comunque il vertice, se non ci sono dirigenti e funzionari, sarà un C. Tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, quindi era la D la più completa, la A era giusta, corretta, ma parziale, si verifica solo in determinati casi, e fra l'altro minoritari, ricordatevi che la maggior parte degli enti non ha dirigenti, quindi numericamente gli enti con dirigenza sono un numero limitato. 5. Nelle procedure di affidamento di un appalto, A. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. B. Può presentare un'offerta a ribasso subordinandola a una condizione particolare. C. Può presentare un'offerta collegata a quella di altro concorrente di cui intende avvalersi. D. Può presentare un'offerta limitata temporalmente ad un periodo non superiore al mese. Nelle procedure di affidamento di un appalto, vediamo le risposte. 5A, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. 5B, un'offerta a ribasso. 5C, un'offerta collegata ad altro concorrente. 5D, un'offerta limitata a non superiore ad un mese. Abbiamo alcune A, abbiamo una C. Alfonso, te cosa dici? Anche io vado quasi sul sicuro, la A. La A, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. Allora, la risposta giusta ovviamente è la A, è evidente che se partecipa a una gara, ricordatevi sempre, quando non ricordate una risposta relativa agli appalti, pensate ai concorsi pubblici, ma voi se partecipate a un concorso potete presentare due volte la domanda, non è che vi fanno fare due volte la prova scritta, due volte l'orale, quindi si può presentare una sola, ai concorsi si può presentare una sola volta la domanda. Stessa cosa vale qui. Ora qui la C era molto trabocchetto, perché la C dice può presentare un'offerta collegata a quella di altro concorrente di cui intende avvalersi. Qui qualcuno dice ma è l'avvalimento. Guardate, l'avvalimento non è questo. Nell'avvalimento io mi avvalgo di un altro soggetto, ma che non può concorrere. Quindi se il soggetto mi dà i requisiti per partecipare, poi non può presentare l'offerta perché ci mandano a casa tutte e due. Quindi la C era un richiamo subliminale a un concetto che, se studiato superficialmente, poteva trarre in inganno, perché nell'avvalimento comunque il soggetto non può partecipare in concorrenza ad uno con cui partecipa, ok? È come se io e un mio amico ci dicessimo ok, guarda, partecipa te a quel concorso, c'è solo una domanda, e poi presentassi anche la domanda, lo fregherei. Bene, siamo arrivati a 6-8 domande. Nona, a cosa servono le clausole sociali nei contratti di appalto e di concessione? Studiatele bene le clausole sociali, perché nel nuovo codice degli appalti che uscirà a settembre-ottobre, e per il quale farò un corso avanzato, saranno riformate le clausole sociali, quindi sono molto importanti. A cosa servono le attuali clausole sociali? Servono, intanto abbiamo una richiesta di partecipazione di Giuseppe, vediamo se voleva partecipare in diretta anche lui e fare bella figura come sta facendo Alfonso. Allora, a cosa servono le clausole sociali? A. A tutelare gli interessi della collettività. B. A salvaguardare gli interessi della società appaltatrice. C. A promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. D. A promuovere la piena occupazione della manodopera almeno per il 50% dell'importo totale dell'appalto. Vediamo che cosa dite. Mi chiedono come si fa a commentare il quiz da qui. Allora, penso che tu abbia premuto sulla funzione domande, invece occorre cliccare su aggiungi un commento per commentare. In basso dovresti trovare aggiungi un commento. Allora, ripeto, A. Tutelare gli interessi della collettività. B. Salvaguardare gli interessi della società appaltatrici. C. Tutelare la stabilità occupazionale. D. Promuovere la piena occupazione della manodopera almeno per il 50% dell'importo totale dell'appalto. A te la risposta, Alfonso? Per me è la C. C di Como? Ed è la C di Como.
promuovere la stabilità occupazionale, perché come funziona velocissimamente? Io ho un appalto continuativo, il classico appalto dei servizi di pulizie. Nei servizi di pulizie chi vince l'appalto non esegue la prestazione, ma la esegue tramite i propri lavoratori. Quindi avrò le cosiddette donne delle pulizie o servizi di pulizia, sempre formate da donne, tradizionalmente era un mestiere femminile, che operano presso l'amministrazione per un anno, due anni, tre anni, che conoscono ogni minimo dettaglio, ogni minimo angolo da spazzare, da pulire, che intrecciano anche rapporti amichevoli, colloquiali, personali, che magari affittano casa nel comune dove vanno a lavorare, perché tutte le mattine alle 5 di mattina devono andare a fare le pulizie. Se quella ditta perde l'appalto, e nella stragrande maggioranza dei casi l'appalto lo deve perdere per il principio di rotazione, che succede? La ditta se ne va a casa, ma la normativa vuole evitare che i lavoratori se ne vadano a casa. Allora prevede che chi subentra nell'appalto deve fare di tutto per mantenere i lavoratori. Non è obbligato a mantenerli tutti, non è obbligato ad assumerli, non è obbligato a fare niente di specifico, ma deve dimostrare il perché non riesce a mantenere quella manodopera. Questa è una norma ovviamente in clausola sociale. Non, dicevi anche nel privato, mi sembra. Dice, parecchio frequente anche nel privato. Anche nel privato, ma mentre nel privato la clausola sociale è frutto della contrattazione collettiva, quindi della forza del sindacato di imporla alle grandi aziende, nel pubblico, per fortuna, diciamo, vale come norma pubblicistica. Quindi sì, andiamo avanti. L'ultima domanda, così su 10 guardiamo come ci collochiamo. Allora, vediamo un po' se farla semplice o più complicata. Ecco, facciamola complicata, dai, vediamo. Questa è lunga la domanda, la risposta un po' meno. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 della legge 241 del 90, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Qui nessun problema. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria previsti dagli articoli medesimi. Il dichiarante quindi viene punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del Codice Penale, che punisce. Allora, tutto questo premessa è per trarvi in inganno. In realtà la domanda poteva essere: l'articolo 483 punisce due punti, ok? Quindi state attenti, perché molto spesso chi fa le domande, soprattutto lunghe, fa una premessa che non ci serve a niente, perché vale per il 19 e il 20, ma vale per qualunque caso. Il 483 del Codice Penale punisce A, il falso materiale commesso dal privato; B, il falso ideologico in certificati commesso da persone esercente un servizio di pubblica necessità; C, il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative; D, il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. Tosta, siamo nei reati contro la PA, sappiamo che è un argomento tipico dei concorsi pubblici, quindi una parte che va studiata. Vediamo le prime risposte e poi Alfonso ci dai la tua, e vediamo se ti confermi 8 su 10 o ti gufo il 7 su 10. Vediamo un po'. Compito, sapete, di chi fa i quiz, anche mio, è quello di tentare di farlo chiaro. Allora, vedo che alcune D, alcune C, ovviamente sono le due più papabili. Alfonso, te cosa dici? Allora, io la ricollego a, siccome stiamo parlando della scia, sì, quindi ricollego la D, è quella più ovvia. D Domodossola. Perché sì, sì. Okay. Anche se non conosco il codice penale, ecco. Okay. Ma lo ricollego alla scia, che comunque certificato di inizio attività, quindi credo che la dia sia. Allora, scartiamo la perché il falso materiale, quindi qualcuno che va a manomettere qualcosa, no, ormai la scia l'ho presentata e quindi posso aver dichiarato il vero e il falso, ma la A, anche perché ricordatevi la regola: quando una risposta è completamente diversa dalle altre, 95% delle volte è sbagliata. No. Poi il falso ideologico in certificati, che c'entra? Questi non sono certificati, quindi
la B non va bene. Poi commessa da una persona esercente un servizio pubblico di necessità, no, è il privato che presenta la scia. Quindi rimaneva la C e la D, il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. La C traeva in inganno perché finiva con autorizzazioni amministrative e l'articolo 20 ovviamente parla di autorizzazioni amministrative, ma non è il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, ok? Tizio mi presenta documenti falsi e io commetto il reato col capo, l'ha commesso lui. Quindi è la D, il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. Allora, chiedo a tutti, Alfonso, quindi 8 su 10? Sì. 8 su 10. Sì. Scrivete nei commenti, siete circa una sessantina in questo momento in diretta, un centinaio che ha partecipato, quante risposte esatte su 10 avete messo, quindi 7 su 10, 8 su 10, 9 su 10, così ci rendiamo conto, perché come dico sempre, i concorsi non sono esami, quindi 8 su 10 può essere buono se la media è 7 su 10, può essere ottimo se la media è 6 su 10, può essere non buono se la media è 9 su 10 o 10 su 10. Certo. Allora, abbiamo Ilari che ha fatto 9 su 12, incredibile, è riuscita a rispondere a due domande che si è fatta da se stessa, riscrivi, penso 9 su 10 sia la risposta. Cristina 6 su 10, 8 su 10, 8 su 10, 7 su 10, 6 su 10, vediamo un po', 6 su 10, sono entrata tardi, 6 su 10, 5 su 6, 6 su 10, allora, come immaginavo, diciamo che era un livello medio difficile, l'ho detto all'inizio, è un quiz reale, di una prova concorsuale reale, fra l'altro tosta, di categoria D, amministrativo finanziario, quindi anche, diciamo, con domande pesanti sulla parte finanziaria. Io ne ho contate 12, vabbè, non importa, Ilari, nessun problema, era una battuta, vai tranquilla. Allora, diciamo che abbiamo molti 6 su 10 che rappresenta la base, cioè quelli che probabilmente in un concorso reale, all'orale, dovranno fare tanto bene per riuscire a scalare la graduatoria. 7 su 10 che è appena sotto l'ottimo, 8 su 10 che rappresenta un livello buono, quindi Alfonso è un livello buono, di quelli che probabilmente è nell'entourage di chi si può giocare la prova, 9 su 10 è ottimo. 10 su 10 per il momento non ne ho viste. Le ultime 5 ho fatto 4 su 5, quindi sì, tendenzialmente era difficile fare 10 su 10. In queste dirette Instagram sto utilizzando delle banche dati particolarmente rognose, ma insomma bisogna usare anche quelle. Allora, che vi dico? Intanto, Alfonso, grazie per averci messo la faccia, grazie, come si può dire, e averci provato. Ovviamente la prossima volta vi aspetto, aspetto anche te se vuoi ripartecipare. Ringrazio anche tutti quanti quelli che hanno partecipato. Quando il prossimo quiz? Non so. Instagram come mi piglia? Stasera mi pigliava di fare questa diretta e l'ho lanciata, quindi non c'è una programmazione. Di solito è la domenica mattina con lei. Io spesso sabato mattina e domenica mattina si fanno i quiz o qui o su YouTube. Salutoni, ciao! Grazie, buona serata.